10 persone sono rimaste ferite da un'esplosione su uno dei crateri dell'Etna ora in attività, in quello che i vulcanologi sul posto descrivono come il più pericoloso incidente da 30 anni a questa parte. Nessuno di loro pare comunque sia in gravi condizioni. Tra i feriti anche un vulcanologo italiano impegnato in osservazioni e misure e la corrispondente scientifica della BBC che ha riportato delle ferite alla testa. Gli esperti hanno parlato di esplosione freato-magmatica, un'esplosione di particolare forza dovuta al contatto tra la lava e un blocco di neve.